Romina è una donna ferita. Diego, il suo amatissimo compagno, è morto a Pianello di Ostra nella terribile alluvione dello scorso 15 settembre e da quel giorno sentirsi donna è diventato complicatissimo. Per me l'8 marzo quest'anno è dolore, è angoscia, però purtroppo sono una donna, vado avanti e vado avanti per tutte le donne che ci sono. So che ti apro un ricordo doloroso, però probabilmente proprio oggi, nel giorno della festa della donna, tu avresti scelto il tuo abito da sposa per il matrimonio con Diego. Sì, alla ricerca ancora, la data magari non era ancora deciso, però sì, di scegliere l'abito per sposarci, per riunirci, per andare avanti. E questa sarebbe stata la cosa che ti avrebbe fatto sentire veramente donna? Sì, sì, in tutto e per tutto, perché lui era fantastico. Nonostante la rabbia per la perdita incolmabile, l'indole di Romina la spinge ad essere generosa ed altruista. Nel giorno della festa della donna, il suo primo pensiero va a Brunella Chiù, dispersa da 174 lunghissimi giorni. Il mio pensiero come donna è che riposa in pace, che dà la serenità al figlio, la tranquillità. Questo è il mio pensiero principale e una preghiera sempre per lei. Tu avrai modo sicuramente di pensarla in tante fasi della tua giornata. Ecco, quando ti capita, cos'è che ti passa per la mente? Dov'è? Se si può ancora ritrovare, se si può ancora dare il corpo al figlio, più che altro questo, e nient'altro. Un ultimo pensiero in questo 8 marzo va a un'altra donna forte, la premier Giorgia Meloni, alla quale Romina ribadisce l'invito a venire a Pianello di Ostra a pregare i morti dell'alluvione. Di venire. Cosa vorresti dirle se lei venisse qui a pregare tutti i morti di Pianello? Che non dovrebbe più succedere queste cose, di non farci più soffrire. E lei ci può aiutare.